salute, benessere, momento di socialità, riscoperta del territorio, questo e tanto altro all'interno di Calenzano Passo Passo, primo festival del camminare organizzato dall'amministrazione comunale di Calenzano in collaborazione con Unicop Firenze, sezione soci Sesto Fiorentino Calenzano. E sotto l'occhio vigile di Fosco, il boscaiolo creato da CLET, noi incontriamo l'assessore e ovviamente chiediamo di parlarci di questa iniziativa. Bellissima iniziativa, primo festival del camminare a Calenzano, alla scoperta del territorio, delle nostre bellezze che abbiamo qua intorno. Faremo cammini un po' diversi, anche magari non sempre battuti dalle persone, quindi con le guide accompagnati ci addentreremo in varie parti del nostro territorio tra natura e cultura. Ecco, tra l'altro il programma è davvero bello e anche bello denso, ecco, è ricco. C'è una pagina particolare dedicata a Don Milani. Don Milani, il cammino di Don Milani, da San Donato a Barbiana, questa 3 giorni, una novità per il nostro territorio anche questa, piano piano di passo dal luogo dove praticamente tutto è nato, dove lui ha fondato la scuola popolare, arriveremo a Barbiana, quindi da San Donato a Barbiana, dove lui chiaramente poi ha, come dire, spiccato il volo e lasciato davvero il segno. Quindi sarà una 2-3 giorni dove le persone potranno partecipare anche per solo un giorno, anche solo per una tappa, alla scoperta proprio di questo personaggio, perché anche all'interno del percorso ci saranno poi gli incontri con gli allievi che racconteranno momenti di vita reale vissuti con Don Lorenzo. E prima di seguire diligentemente i partecipanti a questa camminata, diamo lo spazio al primo servizio in scaletta di questa settimana, particolarmente gradito ai golosi. Farina di farro, zucchero di canna e un burro diverso dal solito perché di origine vegetale. Sono i semplici ingredienti biologici da cui sta nascendo la crostata vegana. Per dare un tocco in più ci sono le nocciole, tostate e macinate sul momento. A creare questa crostata vegana per Unicop Firenze è una piccola realtà artigianale toscana guidata da 3 sorelle che hanno fatto della qualità degli ingredienti un marchio di fabbrica. Sempre seguendo la nostra filosofia abbiamo deciso di non usare prodotti già esistenti nel mercato perché secondo noi era importante offrire un prodotto un po' diverso. E abbiamo deciso di fare noi burro, chiamiamolo burro vegetale, con soli 3 ingredienti. Per cui il nostro contiene esclusivamente olio di mais, latte di soia e burro di cacao. Per conoscere questa impresa familiare siamo arrivati ai piedi di San Miniato, in provincia di Pisa. Dentro un casale di campagna, le sorelle Puggioni hanno fondato un laboratorio artigianale Fattoria Casanova e a dare una mano c'è anche mamma Rosaria. Dal 2004 sono entrate nella rete di piccoli fornitori locali di Unicop Firenze. È stata una bella opportunità di crescita. Anche di visibilità, perché quando i prodotti sono sullo scaffale comunque tante persone li vedono e molti li acquistano a quanto pare, penso sia una bella possibilità per un'azienda come noi. Da questo laboratorio la crostata vegana con il marchio Sorelle Puggioni arriva nei superstore Coppi e nei supermercati più grandi. Ma per l'autunno ci sono in serbo novità, un dolce ubriaco buono tutto l'anno nonostante l'idea sia nata sotto le feste per Unicop Firenze. Si chiama Panebrillo, la lievitazione è lunga, avviene in 3 fasi per ottenere un dolce soffice. Il panebrillo è un pan dolce lievitato con uva sultanina bagnato in vini passiti e bagna all'arancia. E, abbiamo deciso di farlo per Natale, abbiamo fatto questa prova, è un articolo che invece ha riscosso successo e quindi abbiamo deciso di proporlo tutto l'anno. E perché una volta cotto viene messo a testa all'ingiù? Perché è un impasto talmente soffice che si rischierebbe di farlo sgonfiare. Per cui c'è la necessità di infilzarlo e farlo raffreddare a testa all'ingiù. L'ultimo tocco è una bagna di vini passiti e arancio e per gustare al meglio il panebrillo basta capovolgerlo per 10 minuti prima di assaporarlo. E ad accogliere i partecipanti di questa passeggiata sull'anello del Rinascimento troviamo anche il banco di Unicop Firenze, appunto gestito dalla sezione soci
Sesto Fiorentino, Calenzano. Perché avete deciso di legarvi a questo progetto? Perché è un progetto molto interessante e si lega un po' ai temi che porta avanti Unihop Firenze: la salute, benessere e solidarietà. Quindi questa è una cosa molto importante, è il primo festival delle amminate che il comune di Calenzano fa e quindi noi abbiamo deciso di fare un ristoro sia alla partenza che alla fine di tutte le amminate. Ci sono diverse iniziative nel comune di Calenzano e la sezione Messai e Sesto e Calenzano, e quindi noi partecipiamo molto volentieri perché il benessere, camminare, la salute è molto importante per noi. Gli Etruschi era un popolo che, seppur bene, è vissuto pochissimi anni, circa 400. Siete organizzati nel modo giusto per questa passeggiata? Sì. La scarpa è comoda e la voglia di camminare c'è. È tanta. Noi siamo stati a camminare anche stamattina e ora siamo ritornati. Oh, è bello fare una passeggiata così con una guida. Con una guida molto meglio, perché ci spiega un sacco di cose che non sappiamo. Una bella iniziativa. Sì, una bella iniziativa, bravi. Stanca? Un pochino sì, sono stanca, però è il caldo è, oggi è una giornata bellissima, limpida, però comincia a far caldo, però soddisfatta perché è molto bello camminare su questa strada bianca. Il picciolo è lungo, vero? I tre quarti della foglia, ed è l'unico modo in cui si riconosce il pero. E con un inizio di fiatone diamo spazio al provvidenziale servizio, il secondo di questa nostra trasmissione, COP.fi Ambiente. Ogni 10 kg buttati via, 8 imboccano la strada del riciclo. In altre parole, 80% è la parte dei rifiuti raccolti in modo differenziato in tutta la rete di Unicop Firenze, una percentuale simile a quelle delle città più riciclone della Toscana. Come a casa, anche al supermercato viene diviso ciò che si butta, solo che qui al posto dei normali cestini ci sono grandi container. Nel 2017 sono state 39.000 le tonnellate di rifiuti prodotte tra i punti vendita ai magazzini, come la spazzatura gettata da 26.000 famiglie. 31.000 tonnellate sono state però differenziate. Quasi la metà è rappresentata da imballi in carta e cartone, seguono organico e legno. Se nella nostra abitazione bastano semplici accorgimenti, in grandi strutture serve un piano preciso. Unicop Firenze dal 2011 ha studiato nuove soluzioni che in 6 anni hanno fatto aumentare la raccolta differenziata del 7%. Nel 2011, quando si è posto particolare attenzione alla gestione dei rifiuti a 360 gradi, quindi sia a partire in fase di progettazione di quelle che possono essere le dotazioni in uso al negozio, tutte le attrezzature, ma anche in fase di gestione poi operativa di produzione del rifiuto stesso, quando si è cercato con anche una formazione attenta su tutti i colleghi impegnati nei punti di vendita e anche il gruppo di dirigenti di massimizzare la raccolta differenziata. Quindi. Andiamo allora a vedere cosa succede in concreto. Prendiamo l'insalata. Il suo percorso inizia da questo agricoltore toscano che la raccoglie. Poi arriva nel reparto ortofrutta del punto vendita vicino casa. Una parte delle foglie rimane sul banco e qui inizia un viaggio diverso. Gli scarti vengono tolti e conferiti in un container dedicato ai residui organici e al legno. Ci penserà l'azienda di servizi ambientali a trasportare questi rifiuti negli impianti di compostaggio, dove diventeranno fertile terriccio. Come questa insalata, l'anno scorso 3.800 tonnellate di umido raccolte nella rete COPFI hanno fatto lo stesso percorso. E per migliorare ancora, Unicop Firenze insieme all'Università di Siena ha promosso un progetto pilota. Abbiamo fatto una sperimentazione che ci ha portato a introdurre la raccolta differenziata nei reparti, che ha portato poi veramente a un'ottimizzazione della raccolta su un superstore molto importante come quello di Empoli, e questa raccolta è stata come numeri del tutto paragonabile a quella simil porta a porta. Ecco. L'obiettivo è sicuramente quello di continuare su questa strada, ovvero di massimizzare la raccolta differenziata, quindi concependo sempre di più il rifiuto come risorsa e mai come spreco. Informarsi su come fare una corretta raccolta differenziata. Ecco il consiglio del giorno da seguire a casa. Qualche esempio: gli scontrini vanno nell'indifferenziato perché la carta termica crea problemi nel riciclo. Cassonetto dell'organico invece per i tovaglioli bagnati o unti di cibo, se sono bianchi. Quelli colorati o sporchi di detergenti vanno nell'indifferenziato.
E noi torniamo ad occuparci nello specifico di questa passeggiata sull'anello del Rinascimento. L'itinerario? Allora, l'itinerario è la partenza dalla chiesa di Sommaia, si fa il pezzo dell'anello del Rinascimento, l'itinerario che porta a Vaglia, si devia per il Poggio di Bucine per fare l'anello e si ritorna da questa strada al termine dell'anello. Allora, particolarità di questo itinerario, fermiamo l'attenzione su quali passi? Allora, sicuramente dalla storia dell'itinerario, perché questa è una zona non molto conosciuta, ma delle peculiarità veramente ampie, partendo dalla storia, dalle tradizioni, alla fauna, perché troviamo ulivi, alberi da frutto, cipressi e querce, soprattutto la roverella. Alberi molto particolari, che sia conosciuti nella tradizione toscana, ma alberi da frutto che sono inusuali qui, abbastanza inusuali. Il focus di questo percorso è non perdere l'identità di questo luogo. Bello camminare con una guida che ti sa anche spiegare. È vero, soprattutto anche tutte le varie erbe che abbiamo incontrato, le piante, gli alberi, sì, è molto interessante. Qui è una bella esperienza. Sì, senz'altro, da rifare. Sorbo domestico si riconosce dagli altri sorbi perché ha il margine tutto seghettato fino a metà, qui lascia liscio. Fino al 10 maggio le proposte di Calenzano Passo Passo, ricco programma che comprende non solo passeggiate ma anche presentazioni di libri, teatro, laboratori e davvero tanto e tanto altro. A me non rimane a questo punto che salutarvi e ricordarvi, per quanto ci riguarda, l'appuntamento tra 7 giorni. Ciao a tutti.